Allora, ieri una rapina, che cosa è successo secondo quanto le hanno raccontato i suoi colleghi? Niente, è successo che alle 4:30 il collega era sulla porta, era qui che stava facendo, insomma, quello che si fa di solito qui. All'improvviso sono arrivati due con un motore, sono scesi, l'hanno preso da dietro, l'hanno portato dentro l'ufficio che solitamente è chiuso, gli hanno fatto aprire tutto, sia l'ufficio che la cassaforte, e nulla. E che è successo poi lo sapete meglio voi che io, insomma, sono stati presi diversi soldi. Erano italiani, stranieri, se li ha potuti vedere. E non ha visto nulla, a quanto mi ha raccontato abbiamo avuto modo di parlare pochissimo perché ci siamo visti pochissimo, non lo so. Lui dice ha sentito parlare un po' italiano, ha percepito che avessero un accento poi albanese, ha sentito una parolaccia in albanese, ma abbiamo parlato pochissimo, quindi non è che. Sotto shock. Era abbastanza provato, ma come può succedere in questi casi, quando uno viene, si trova in queste situazioni, le cose da fare sono un po' impaurito, gli è il minimo.